Grazie di cuore, sono molto onorato e felice di essere a Lecce. E tanto un ringraziamento parto dal comune di Lecce, dall'assessorato della cultura, perché il tarantismo è un bene comune del sud Italia e del mondo, perché nel tarantismo ci sono i tratti essenziali del cammino dell'umanità. E quindi il comune di Lecce che si impegna in questa operazione, diciamo, di verità storica, di conciliazione, ebbene, io ritengo che faccia un'opera davvero meritoria, ecco, quindi io sono veramente grato proprio per questo motivo. Poi ovviamente sono emozionato perché i relatori di questo calibro non capita, insomma, tutti i giorni. Perché mi sono appassionato al volume, solo a questo, anche ai precedenti, ma questo in particolare, perché questo volume, ultima fatica di Pierpaolo, fotografa degli elementi essenziali della cultura, della civiltà e della psichi e dell'anima nostra di gente del sud. E lo fa in una maniera che non ha eguali e che comunque non è stata mai toccata. Non per essere polemici, insomma, invece dalla disciplina dell'antropologia. Non è un caso che l'antropologia, gli antropologi più attuali, contemporanei, ammettano che le loro interpretazioni non possano prescindere dalla visione e dalla interpretazione della filosofia. È vero, De Martino. Ernesto De Martino, il grande antropologo napoletano, ha introdotto, diciamo, è stato pioniere, ha introdotto la multidisciplinarietà nella sua indagine. È vero, ma è bastato? No, non credo che sia bastato, perché anche leggendo il libro si comprende, cioè il mondo del tarantismo è di una tale ampiezza e complessità che non può essere, diciamo, spiegato o preso a prestito per giustificare una necessità momentanea di un momento storico che, secondo De Martino, si è avuta per il contatto fra le genti di un altro continente, e quindi all'epoca delle crociate, e per in corrispondenza dell'esplosione delle pandemie. E quindi l'antropologo napoletano ha detto che in quel momento era funzionale, e quindi possiamo prescindere dagli altri aspetti. Io personalmente ritengo che questa separazione fra i fini di una tradizione, cioè l'utilizzo della tradizione invece, e la storia reale della tradizione, sia una dicotomia che fa solo del male, perché la tradizione è un elemento essenziale della nostra vita. Lo dicevano i nostri relatori, noi siamo tutti greci, siamo tutti greci. Abbiamo perso la memoria per quali motivi? Motivi di conflitto essenzialmente. Quindi non ricordiamo le parole, non ricordiamo il significato delle parole, però grazie al cielo la nostra civiltà, quella di base, quella più antica, beh, quella è quella che ci consente di andare avanti, perché la cultura più antica, non è detto che sia la cultura più retrograda o quella, diciamo, più, come posso dire, insufficiente. No, forse la cultura antica conservata dalla civiltà contadina, questa è un'altra cosa straordinaria, forse quella cultura antica è un elemento essenziale della nostra salvezza. Ecco, beh, per esempio, faccio un esempio che riguarda il pensiero antico, la concezione dei greci: per chi abbatteva gli alberi di olivo c'era la condanna a morte. E allora noi possiamo
porci tutti quanti questa domanda. E noi, grazie alla tecnologia, all'evoluzione, al cammino dell'uomo, quanto ci siamo evoluti. Ora qualcuno potrà dire, vabbè, per forza ci doveva essere la condanna a morte. Chi abbatteva gli ulivi non poteva avere la luce, quindi c'era una necessità di sopravvivenza. La luce era essenziale, non c'era l'energia elettrica, quindi l'olio dava la luce. No, invece no, perché il pensiero degli antichi, soprattutto dei greci, invece, era un pensiero armonico, completo, a tutto tondo, e quindi non era solo un pensiero utilitaristico. Tant'è vero che, per quanto riguarda me, uno degli insegnamenti più belli e grandi che ho preso dai greci è il concetto che ciò che è bello è buono. È una cosa immensa, ciò che è bello e buono, perché i greci non creavano i compartimenti stagni nella cultura, e noi invece viviamo di compartimenti stagni e di riduzionismo. Quindi la nostra cultura in questo momento, addirittura, anziché darci spunti di sicurezza totale, beh, non mi pare che sia riuscita a darci sicurezza e risposte sulla salvezza, perché sono le risposte che vogliamo noi. Ecco perché, per esempio, in questo momento c'è l'isteria, c'è l'ansia, l'angoscia della intelligenza artificiale. Ma questo è tutto un altro discorso di cui si dovranno occupare tutti quanti, insomma. Ecco, è molto interessante, non voglio dilungarmi. Ritorno un attimo sull'antropologia, che è essenziale, e sui conflitti fra gli antropologi, perché dobbiamo raccontare anche che è successo quando si è imposta, diciamo, con forza la tesi de Martiniana. Ebbene, ci sono sempre stati, ovviamente, nella storia dell'antropologia, più modelli di riferimento. Bene? De Martino, come altri colleghi, diciamo, del suo tempo, documenta e rigetta i modelli di analisi degli antropologi delle scuole, delle altre scuole. In particolare rigetta i modelli diffusionisti, i modelli della scuola francese, dell'antropologia francese. E De Martino si pone in particolare contro un collega, un grande collega, Lévi-Strauss, belga, dell'Accademia di Francia, che ha un altro concetto del mito, ha un altro concetto della storia. Questa sua concezione, diciamo, della complessità della storia in relazione alla ricerca antropologica è ancora oggi attuale. E ora voglio anche ricordare che proprio oggi l'antropologia postmoderna del nostro tempo, ebbene, ha ripreso i modelli di indagine che sono precedenti a De Martino, cioè quelli diffusionisti, e quindi è un fatto molto importante. E poi sempre l'antropologia attuale, la postmoderna, afferma che, come ho detto prima, come ho anticipato prima, sono i filosofi che possono dare una strada importante da subito, cioè non si può prescindere dalla visione filosofica, non si può. E poi finalmente viene riconosciuto che la tradizione e la cultura tecnologica moderna non sono in contrapposizione, cioè non è che la tradizione appartiene al passato ed è superata ed è un'espressione di una classe dominata che vuole resistere, diciamo, a un cambiamento epocale. No, la tradizione fa il paio con il progresso. È fantastico questo, questa è una dicotomia veramente eccezionale. Cioè, noi non possiamo aspirare al progresso dimenticando la tradizione. Ecco, io non voglio andare oltre, cioè la materia è vastissima, è veramente complicato, però insomma, ci tenevo a dirvi che poi alla fine la verità, cioè non ci sono verità dogmatiche, e quindi dobbiamo sempre attendere il passaggio successivo
per capire e prendere coscienza davvero di ciò che è avvenuto prima, e il tarantismo, anche grazie all'opera di Pierpaolo De Giorgi, si attesta come un libro sempre aperto. Quindi non è stata detta ancora l'ultima parola e tante cose affascinanti ancora ci accompagneranno e ci renderanno più felici, gioiosi e armoniosi verso questo cammino dell'umanità per il progresso e il bene comune. Ho finito, grazie.